delle messe, degustazione, sono emersi tantissimi caratteri a comune. Ora, al di là delle note degustative, in realtà è proprio una storia che unisce questi due territori che si sono a lungo guardati a distanza senza frequentarsi, ma ha fatto molto piacere che in tempi recenti sia stato questo avvicinamento, perché la sensibilità e quel misto fra orgoglio e senso di appartenenza e anche voglia di coltivare, di guardare oltre i secoli che c'è in Toscana, l'ho visto spesso anche in Champagne. Questo fatto di non dare per scontato quello che ci circonda, sia in termini di ambiente, sia in termini di risorse culturali, risorse economiche, è qualcosa che veramente Firenze, almeno dal 1400, lo sta facendo. Lo ha fatto a livello culturale, costruendo e artistico, costruendo grandissimi monumenti, ma nel frattempo lo ha fatto anche coltivando il paesaggio. Pensate a tutto i famosi cipressi, il territorio toscano, che tutti pensa che bella la natura in Toscana, invece non esisteva nemmeno un cipresso finché l'uomo non ha deciso di piantarlo. Quindi quello che noi spesso ci caratterizza è qualcosa comunque di umano, un paesaggio culturale e antropizzato, ma siamo abituati a usarlo come termine sulla accezione di interiore, in realtà in questo caso è un elemento di eccezionale qualità, così come lo è il Champagne, che da certi punti di vista paesaggisticamente potremmo dire che è meno bello di quello che è la Toscana, che a volte è nel senso che quando uno sogna, no? Quando il gladiatore c'è lui che va al paradiso e c'è una stradina di Toscana, non una, diciamo, l'immaginario. E ecco, quello però, quando poi si va a conoscere la storia, cioè chiunque di noi va in Champagne, chiunque beve vino, in Champagne comunque si commuove ad ogni angolo, appena vede l'indicazione di questi 319 comuni e in particolare questi bellissimi 17 Grand Cru che rappresentano il cuore pulsante. Nella presentazione che ho pensato, scusate se ho stravolto un po' le tue magliette, mi piace seguire quello che sono un po', se vogliamo, anche luoghi comuni e di fascino dello Champagne, a partire da quelli più classici. Qui abbiamo le cave, no? Sapete che la candidatura UNESCO, che tutti dicono lo Champagne è territorio UNESCO, ma cosa vuol dire? Sapete che non è lo Champagne in generale, ma è anche lì si è voluto premiare quell'insieme di opere umane e paesaggistiche e storico-culturali che abbracciano lo Champagne. Quindi la denominazione non è lo Champagne che è il patrimonio dell'umanità, ma sono i coteaux, le maison e le cave. Quindi sono queste tre cose insieme che abbracciano la candidatura UNESCO, anzi il riconoscimento. Le cave sono obiettivamente quello che qualsiasi, anche chi non beve vino, sicuramente associa al termine Champagne. E qui siamo sotto Reims, dove in realtà, come sapete, le abbiamo scavate noi, cioè noi romani, no? Queste cave gallo-romane, che non erano ovviamente per il vino, ma erano per nascondere e conservare i cibi, ma anche per nascondersi dai passaggi, dalle guerre, dalle popolazioni che si sono avvicendate. La Champagne è un'altra caratteristica importante, le guerre, il passaggio di proprietà, è una zona che rispetto alla Toscana ne ha vissuto sicuramente di più, di dominazione, di passaggio di mano. E quindi questo, il fatto che queste case siano un'opera umana, dove poi ha dato la possibilità al gusto dello Champagne di nascere. Se non ci fossero state queste cave scavate per tutt'altro motivo, probabilmente lo Champagne non sarebbe nato, perché uno dei motivi principali della possibilità di bere uno Champagne piacevole è quello del lungo affinamento sui lieviti, e oggi si ottengono gli stessi risultati con un capannone condizionato. Tante maison celebratissime hanno un capannone condizionato alla periferia di Reims, molto meno evocativo, ma altrettanto efficace. Si tratta di usare una certa umidità e certe condizioni di temperatura costante. In particolare il primo vino che avete nel bicchiere è della Maison Pomery, è una delle più antiche, una delle più famose, fondata nel 1838, ma comincia a essere apprezzata quando la Louise Pomery, anche lì una vedova, comincia nel 1858 a mettere mano a questo prodotto e capisce qualcosa che poi sarà qualcosa prezioso per tutte le altre maison, cioè il fatto che lo champagne doveva essere un prodotto che sottolineasse la gioia di vivere, il gusto, il bello della vita.
quindi che dovesse essere abbinato all'arte, ai paesaggi, che ci fosse un motivo per venire anche in cantina a visitare chi produceva il vino. Quindi non era importante solo venderlo, comprarlo, berlo, ma anche andare a visitare. Non so se avete, chiunque è stato a Ranus ci passa per forza davanti, la Maison Pomerie è un bellissimo palazzo con questo grandissimo viale che fin dai tempi di Louis Pomerie ha cominciato a ospitare delle opere d'arte. Oggi è normale, no? In cantina al vino, quasi tutte le cantine di un certo livello se non hanno l'opera d'arte di un autore più o meno famoso non si possono dire complete, ma è un qualcosa che non era così scontato. Louis Pomerie è stata una delle prime, se non la prima, a vedere questo, sottolineare che laddove c'era vino c'era un collegamento con l'arte perché l'arte ci insegna il bello, no? Ci insegna a trascendere un po' dalla realtà che abbiamo tutti i giorni e a perdersi in un bicchiere e magari dimenticarsi gli affanni e le preoccupazioni. Il tra l'altro un altro aspetto importante di Pomerie è la Maison che è diventata il brut, il gusto secco che noi amiamo dello champagne. Solo 150-200 anni fa lo champagne era dolce principalmente perché bisognava, altrimenti sarebbe stato un vino troppo duro, un vino eccessivamente acido, aggressivo, quindi pochissimo piacevole. E quindi quando andarono alle corte in Russia, ma non solo, era un vino dolce, perché lo zucchero viene aggiunto in quel caso proprio per stabilizzare l'equilibrio. Quello che ci fa piacere oggi, quindi lo champagne era qualcosa che pensate che 200 anni fa non esisteva. Questa stabilità, questa nota quasi sapida che c'è nello champagne non esisteva. Però anche lì, come mai le cave erano fondamentali? Il fatto di riuscire a fare, non è che dalla mattina alla sera potevano decidere di non mettere lo zucchero. Bisognava fare in modo che il prodotto fosse equilibrato senza zucchero. Che voleva dire? Ritardare la vendemmia. Quindi agire in campagna in maniera che si potesse tenere più l'uva sui vigneti. Bisognava tenere soprattutto di più in cantina. Quindi sapete cosa vuol dire un prodotto come oggi, no? L'altro fenomeno con il cinema mondiale è un prodotto che si vendemmia e due settimane dopo, due mesi dopo si può vendere. Questo è un prodotto che va venduto dopo 3-4 anni. Se io non ho le cave dove lo posso nascondere o semplicemente stoccare, questo vino non lo raggiungo mai. Questo è, fra l'altro è un rosé, però come avete visto è un rosé molto particolare, un velo di cipolla appena accennato, si fa fatica a volte a distinguerlo come rosato, sembra più dorato, cioè questo in realtà questo colore veramente dell'oro rosa molto, molto bello. È un, come avete visto, principalmente chardonnay con un po' di pinot nero, molti mesi sui lieviti per ottenere questo gusto molto, molto piacevole, molto delicato, il naso è molto dolce, c'è questa nota di arancio, di confermo, questa nota di quasi di zucchero candito e poi c'è questa, di nuovo, il richiamo fortissimo delle cave scavate nel gesto, questa nota che Daniele Ribacchetta ha usato la parola minerale, ci siamo impegnati a non usarla e sapete perché il minerale è tutti lo usano, il champagne piace perché è minerale, però sforziamoci di andare oltre al termine minerale che è troppo generico e allora diciamo che c'è questo profumo di gesso che in inglese c'è la parola petrichor, no? Che è proprio quell'odore di roccia bagnata che in realtà è quella piccola sostanza organica che c'è sulle rocce che l'umidità porta a minerale, però effettivamente questo è il profumo classico che troviamo soprattutto negli champagne dove c'è molto chardonnay e che provengono da una zona da Côte d'Or, ma in realtà un po' di tutta la Champagne è un settore caratteristico che si va via, via sfumando che si va verso il sud, ma sicuramente è una di quelle cose che anche chi non conosce, che non è un grande appassionato, che non è un sommelier, alla cieca riesce a riconoscere se è uno Champagne da un altro vino. Questa sicuramente è una caratteristica molto importante. Al gusto, appunto, è pur essendo un brut, adesso poi ovviamente si è un po' scaldato, ma la sensazione è veramente dolce, però sempre per bilanciarla a questa sapidità, a questa acidità così alta, non è difficile avere altre acidità del champagne. Il difficile è avere però una bella maturità di frutto che ci permetta di prolungare il gusto nel palato. La differenza, esistono anche champagne meno pregiati, però questo morso acido esiste in tutti. Magari la lunghezza, ci sono prodotti ovviamente che vale il prezzo di generazione, il fronte è simile, ma poi lo sviluppo in bocca è anche molto diverso. E quindi ecco sicuramente l'importanza delle cave
che poi assumono un valore molto, molto mitizzato, ma è stato anche, sono delle storie bellissime, in tempi di guerra, no? Ci sono delle carte che sono state usate per nascondere ebrei, piuttosto che altre popolazioni che hanno vittime di rastrellamenti da parte dei nazisti, per nascondersi dai bombardamenti. Le cave nella Champagne sono sempre stato un luogo mitico, ma non solo di lavoro, ecco, c'è stato, questo è probabilmente qualcosa che fino a tempi dei gallo-romani è stato sono delle grotte, ma sono delle grotte vive, quindi anche questo è un aspetto che affascina molto, anche chi non si occupa di vino le visita, quindi queste sono addirittura, sono 13 km, pensate che ogni galleria che veniva scavata a pompe vive veniva chiamata con il nome di paese dove viene esportato lo champagne, quello champagne pompe vive come se fossero conquiste, e anche questo è una cosa che diciamo in Chianti Classico, in generale vino italiano, dobbiamo imparare lo champagne, questa incessante opera di colonizzazione, di esportazione del gusto e di coinvolgimento, di andare a trovare le persone che influenzavano il gusto. All'epoca erano il product placement che oggi si fa con gli influencer, con la Chiara Ferragni o altri, o che le stesse maison di champagne fanno col podio della Formula 1 o con i rapper. All'epoca i VIP erano i nobili e quindi c'era giustamente queste donne, la maggior parte erano donne, hanno capito che per farlo bene bisognava metterlo nei bicchieri delle persone importanti, e all'epoca era molto semplice, c'erano i nobili, c'erano i re, e quindi quello è un aspetto commerciale veramente importantissimo. E per esempio il vino francese, il rosso, il Bordeaux, individuò la borghesia in Inghilterra nel primo mercato, invece lo champagne andò subito, se vogliamo, al bersaglio più grosso, quindi cominciò dalla nobiltà. Ma del resto di champagne c'è sempre stato, c'è un altro aspetto importante, la quantità limitata, no? Questo è un altro aspetto che comunque il champagne è limitato, ma sotto 100 milioni di bottiglie, che al classico sono quasi 35 milioni. E anche questo comunque è un fattore che può essere da un lato un problema perché ce ne sono poco da venderlo, ma in teoria il classico è comunque una chicca, e comunque 35 milioni per tutto il mondo, comunque sono bottiglie che dovremmo far fatica a tenercele, piuttosto che anziché far fatica a venderlo, come ultimamente infatti sta cominciando a succedere. Quindi anche senza arrivare 18 km di gallerie e 25 milioni di bottiglie, com'è tutta anche il pomeriggio, ecco, ci si può partendo per tempo dal 1800 si può arrivare anche a oltre. Ecco, proseguendo il nostro viaggio nella degustazione, cercherò di ammorbarmi il meno possibile con i profumi, con i sentori, visto che insomma quasi tutti siete altrettanto preparati nell'apprezzare questi prodotti. Il secondo aspetto molto importante messo ovviamente dal risalto della Cantiere Romesco è quello dei vigneti, in particolare la diapositiva dopo, ecco, queste sono immagini che insieme a probabilmente alla classica faglia con il gesso ci si ricorda subito della Champagne, in particolare questi sono i vigneti di Busy. Così è uno dei comuni, il gran comune del 17, ricordo, su 119 comuni della Champagne denominati Gran Cru, cioè quelli che spuntano da sempre i prezzi più alti per le uve, perché sono quelli che hanno un microclima particolare, come sempre in Francia la qualità non è mai distinta dal prezzo, cioè questi sono i territori più affidabili che danno ogni anno l'uva, raggiunge una certa maturità, e quindi giustamente sono sempre costate di più le uve, e quindi c'è sempre stato il parametro di questi 17 Gran Cru, che poi magari adesso c'è qualcuno si diverte un po' a mettere in discussione, però come un'altra cosa che da noi, pensate che la classica adesso si sta facendo lo sforzo della zonazione, no? Si sta parlando dei cru, però sarà molto difficile e forse anche inutile oggi metterli in una scala gerarchica. Succederà un po' come è successo in Piemonte, dove ci sono questi MCA, dirà dal nome bruttissimo, ma sì, abbiamo diviso il territorio, ma oggi non è più possibile come un tempo riuscire a fare una scala dei cru. All'epoca in Francia, da questo punto di vista, anche se non erano indolori, insomma quando si comincia a spostare il valore del terreno, ci sono loro rivoluzioni le fanno, no? Noi ne parliamo e basta, loro invece
però ecco, quando piantano i paletti sono quelli, e portarli avanti serve un po' a tutto, serve al marketing, serve agli shareholder, serve ai commercianti soprattutto, per poter avere un linguaggio estremamente semplice e diretto. C'è scritto Grand Cru e quindi sono migliaia di particolari, quindi anche il prezzo magari della bottiglia è normale che costi qualche qualcosa di più. Quindi dicevamo, qui siamo a Busy, che è famosissimo per il Pinot Nero, questa maison familiare Beaufort, da non confondere con l'altro Beaufort che in Italia ha avuto un grandissimo seguito. È particolare perché è una delle poche che bottiglia anche Busy Rouge, cioè quindi proprio un vino rosso. Sono vini che forse vi è capitato di assaggiare, sono vini molto particolari, sono dei borgogna un po' più nordici, quindi molto, molto aggressivi, se vogliamo paragonarli per il classico gusto del vino nero, ma sono molto affascinanti per capire veramente qual è l'impronta del territorio. Somigliano a certi rossi di Langa, forse mi è capitato di assaggiare un Merlot fatto in Langa. Quei pochi pazzi ci hanno provato, vengono fuori delle cose riconoscibili, sono dei vini aggressivissimi, con un tannino che sembra quasi da Nebbiolo. Quindi quando il territorio marca veramente forte. Quindi il vino rosso, però in Champagne è bello che si continui a farlo, e non solo per i rosati, perché sapete che è una regione che per i due terzi è coltivata tuttora il vino rosso, e storicamente il vino rosso della Champagne era famoso. Non, quando è arrivato le bollicine e Don Perignon e altri hanno capito come vinificarlo in bianco, è cambiato il mondo, ma la Champagne è nata come regione rossa. Quindi questo è qualcosa di cui probabilmente, guardando la base apelografica, è evidente, ma in realtà abituati a bere lo champagne nessuno ci pensa. In realtà è una zona rossa estrema, e a Busy, in questo caso a Busy di Chemie, abbiamo una doppia estremità, perché abbiamo un blanc de blanc fatto sulla montagna Nance, quindi una zona da Pinot Nero, un blanc de blanc, quindi Chardonnay in purezza, di questa famiglia che anche qui si parte dal XVI secolo, quindi coltivavano vino ancora prima che lo champagne esistesse, e come maison si struttura dal 1900, e la maison familiare, come ogni volta che lo champagne fa le degustazioni, mette sempre insieme una grande maison, una maison diciamo intermedia, un NM, che è una maison piccola, un RM, quindi un recontato come questo, e una chiameremo noi cantina sociale, che da noi ha tutta un'altra accezione purtroppo, e il champagne invece è un'accezione molto, molto pregiata. Dicevamo quindi, oltre allo champagne e al vino nero, questa era una particolarità. Pensate che durano solo 3 ettari di Chardonnay, e quindi lo usano per altri cubetti per fare questo blanc de blanc, che è un'altra cosa che i degustatori di champagne, quelli bravi, non fanno mai, cioè neanche quelli bravi si azzardano a dire alla cieca l'uvaggio e la composizione, no? Di uno champagne, perché effettivamente sia lo Chardonnay che il Pinot Nero e anche il Meunier sono talmente cangianti a seconda dei territori che è veramente difficile alla cieca riuscire a dire di quale lingua stiamo parlando. In questo caso forse è più semplice, nel senso che le note aromatiche, le note floreali sono molto, molto dolci, molto bianche, il gelsomino, il tiglio, la cacia, c'è la nota di talco, qualche nota un pochino più speziata, molto, molto gentile, molto aggraziata. Però più da due gli occhi si può sentire anche note di fragola, note un po' di sottoposto. Queste sono note più classiche invece delle proprio di Busy come Village. Sono note che ovviamente nell'uva bianca Chardonnay non siamo abituati a trovare. Andiamo ad assaggiarlo, sentite che un aspetto, ecco, in bocca magari ci rendiamo conto che non siamo nella corda tanto, perché l'aspetto gessoso è molto meno presente, invece è molto presente l'aspetto fruttato, una bella spalla, un corpo, e soprattutto un elemento che molti vigneron dipendenti coltivano, il gusto, la bevibilità, la vinosità, perché noi siamo abituati allo champagne in generale, dicevamo, l'acidità, la freschezza, questi vini anche al limite un po' aspri ma molto freschi, invece gli RM in generale, coloro che vinificano la propria uva, hanno questa tendenza a fare vini champagne più vinosi, più adatti al pasto, meno acidi, a volte meno acidi, ma molto molto piacevole da essere accompagnati. Se sei a Busy, ecco, questo direi che è un altro vino estremamente territoriale e che racconta molto del territorio dove nasce, in particolare Busy e anche questi vigneti storici. Andiamo alla maison successiva, che già avete nei bicchieri. Qui abbiamo
Passiamo, questa è la Vela di Champagne, una delle strade mito del mondo del vino, è proprio una strada diversi chilometri dove sono una accanto all'altra alcune fra le maison più famose, ed è veramente, insomma, per uno appassionato di vino è come se fosse un boulevard a Hollywood, con tutte le impronte delle stelle, e, insomma, uno arriva in fondo è già ubriaco, che si sapeva che sono vari ricordi. Questo è veramente un posto, ed è per me, ecco, rispetto a Reims, sono sempre da visitare insieme, perché Reims ovviamente c'è la cattedrale, le cave, ha un certo fascino, e per me, se vogliamo, è un po' più industriale, no? Cioè, dà più l'idea proprio del commercio, però questo è un altro aspetto importantissimo, un po' come il ruolo che ha avuto Firenze per il Chianti Classico, no? I vigneti non sono più in città, però Firenze è un estremamente importante per la commercializzazione del Chianti Classico. Se non hai una città dove transita il commercio, che è uno snodo importante, non inutile avere un vino buonissimo se non hai la possibilità di farlo assaggiare e di farlo viaggiare. Quindi l'importanza della Vela di Champagne e anche tutta la struttura che viene insieme alle varie maison. La Maison Boisel, che non mi ricordavo dagli anni 70, ho scoperto ieri, perché era sponsor del campionato di Formula 2 e Formula 3. Quindi sui primi vado, ho portato a vedere il film, mi ricordavo sto Boisel Champagne, che poi l'ho perso di vista. Quindi per fortuna che ultimamente c'è questa grande ricerca di importare champagne in Italia, perché c'è una grande tendenza, e una grande casa del vino del Sud Italia si è trovato d'accordo con Boisel per importarlo. Quindi oggi, rispetto a qualche anno fa, era difficile trovare Boisel, ma tanti persone della grande generazione come nostra lo conoscevano. Oggi per fortuna è più facile ritrovarlo. Questa è una maison che oggi è abbastanza importante, abbastanza grande, ma nasce come maison familiare, molto legata ai Bernet. Le maison, per quanto poi diventano grandi, magari gestiscono comunque dal tutto alla Champagne, spesso hanno un carattere che rimane molto legato alla zona di provenienza. Per me comunque si trova molto vicino alla zona del Pinot Nero, quindi va a finire che le maison che nascono intorno hanno il Pinot Nero come elemento principale. Qui sono ben 5 coppie di marito e moglie che si sono successe nel corso della storia, dal 1831, quindi anche questa è una maison cominciata, diciamo, a vendere champagne nel 1831, come maison è nata nel 1934 e millesima per la prima volta nel 1865. C'è anche questo aspetto con millesimati, che è l'aspetto forse più particolare della champagne, che facciamo meno caso. Noi siamo abituato al fatto di avere sempre l'annata sulle prodotti quotidiani. Invece lo champagne per la maggior parte non lo ha, perché lo champagne per motivi lì sono climatici, cioè per il fatto che ogni anno era difficile avere una vendemmia costante uguale a quella precedenza, si sono sempre avuti assemblaggi, quindi vini non solo assemblaggi da diversi comuni, come ha insegnato a fare Don Perignon, quello che ha messo a punto la ricetta del vino, cioè prendendo il vino. Ricordiamo che Don Perignon non ha inventato le bollicine, anzi, per lui le bollicine erano un cruccio, era qualcosa da eliminare. Don Perignon ha inventato l'assemblaggio, cioè il fatto questa alchimia particolare che prevede che mettendo insieme uve da tutta la zona della Champagne si riesca a ottenere ogni anno una qualità, la medesima qualità è sempre molto alta. Dicevamo appunto il fatto del millesimato, che quindi è una cosa eccezionale, una cosa particolare. In Champagne il millesimato si è scoperto dopo, prima si è pensato a livello rivoluzionario a ogni anno che ci fosse vino, solo dopo ci si è resi conto che ci dovesse andare qualche volta la possibilità di fare un millesimo. Però un millesimo, come mai accade raramente un millesimo? Perché ci vuole una grande annata, cioè un'annata in cui le uve raggiungono un'ottima maturazione e che non abbiano bisogno di vendere riserve. Tutti gli altri vini non millesimati, c'è una componente dei vini, si parte dall'ultima vendemmia, a cui si aggiungono i vendere riserve, cioè i vini delle annate precedenti, eventualmente affinati, compongono la cuvée che poi va 2-3 anni dopo esce sul mercato.
Nel caso dei vini malati invece non è come in Italia, come la maggior parte dei vini rossi, dove si può fino a un 10-15% aggiungere vini degli anni prima. Nei millesimati champagne è assolutamente vietato, quindi devo essere sicuro che quell'annata sia veramente una grande annata e ho bisogno poi di più tempo in cantina, perché non essendoci ben riserve, millesimati, a parte che stiamo degustando il 2007 che è appena uscito, e invece insomma tra un po', insomma il prossimo anno usciranno Chianti Classico per la selezione, come vedete siamo sulla 2013, tra un po' c'era 2014, ma invece qui stiamo parlando 2007, perché questa acidità e questo fatto che oggi lo zucchero non viene più aggiunto, bisogna raggiungere l'equilibrio con il tempo. Quindi qui come vedete c'è un grande percentuale di vino nero, quasi la metà, poi Chardonnay, Pinot Meunier, 7 anni sui eviti, una parte di affinamento viene fatta in legno, questo è qualcosa che prima era assolutamente normale, poi c'è stato l'avvento dell'acciaio inox, un po' come il cemento da noi, no? Da noi in Toscana, che prima poi l'acciaio ha portato via tutto, la gente adesso invece chi non le ha distrutte si ritrova un patrimonio di vasche di cemento e chi invece non ce l'ha se le costruisce in snobo. Quindi ci sono un po' di cibi storici che si ritrovano. E quindi ecco una parte del legno perché serve, perché magari si preferisce avere più acidità, togliere l'uve magari un pochino prima dal lui, e poi però con il legno che si ammorbidisce leggermente. Comunque un 3% è poco, però in realtà l'influsso è a volte più grande di quello che si pensa. Dal 2007 è un'annata un po' difficile, non tutti hanno millesimato il champagne, è stata un'annata, noi ce la ricordiamo come un'annata calda, il champagne non lo è stato molto piovoso, molto caldo a marzo con aprile, tant'è che è stata una fioritura molto, molto precoce, poi però ha cominciato a piovere, è stata un'annata abbastanza, di quelle annate in cui si spera che insomma le buffe, c'è stato un po' di problemi durante l'estate, poi settembre per fortuna il sole ha consentito una buona vendita, però una di quelle annate dove veramente avere uve in varie zone a Champagne era fondamentale, perché andava molto da villaggio a villaggio, da parcella a parcella, e quindi lì bisognava avere, come si dice, il manico dello chef de cave e una maison che ha fiducia nei due mezzi per ottenere un millesimato come questo. Quindi profumi molto intriganti che vanno dalla, chiaramente sono profumi più evoluti, c'è un inizio di ossidazione che è dovuto alla lunga permanenza sui lieviti, che si accompagna alle note di scottato, le note di scottato, le note di pan brioche che la lunga sosta sui lieviti ovviamente le acuisce, poi c'è stato un po' di tempo in bottiglia, e però la cosa bella è che le note fruttate sono bellissime, la mela, l'agrume, le note di canditi, miele, un pochino di zafferano, c'è questa bella mescolanza di note fresche, giovani e altre note un pochino più evolute, quindi note che poi col tempo ricorderanno magari anche qualche distillato, termoto, ma in questo caso ancora riusciamo a coglierle nella loro freschezza. Poi c'è anche lo stile di Boiselle, che comunque è uno stile molto che in queste note un po' legnose, un po' speziate, mi piace anche, hanno anche altri cuvée che escono addirittura dopo 10-12 anni, che proprio hanno questa nota molto torrefatta, che va anche sul caffè e altri profumi che... un po' la Boulanger. Sì, un po' la Boulanger, che chiama questo gusto. Questa è un'altra cosa bella, che la grandissima divinità di Champagne fa sì che ognuno si trovi la sua maison, il suo... Poi uno può litigare tutta la notte, no, ma questa è più buona, ma in realtà la qualità spesso è simile e allora è una questione di gusto, quindi non è tanto una lotta a fare lo champagne più buono, ma a fare proprio quello che si adatta più. Posso farti una cucitura con me? Allora guarda, questi tre erano tre champagne diversissimi. Il primo, secondo me, era proprio la cultura dell'assemblage, l'assemblage di diverse equipaggi, cioè come si fa ed è esattamente quello che fanno le grandi maison. E devo dire che mi ha molto sorpreso come è un'azienda che sta migliorando molto negli ultimi anni, e sta veramente riprendendo un posto da piano, cosa che forse 10 anni fa aveva un po'. C'era stato un passaggio commerciale di proprietà che aveva portato a perdere un po' fuori l'interpretazione del territorio, cioè questo è uno champagne che sente il territorio così, perché anche se è un champagne, cioè è un vino, come posso dire, un po' eretico per la zona di Musi, perché è un champagne, alla fine sente il territorio più di quanto non sente lui.
Il terzo è secondo me, l'interpretazione della tratta e la capacità di saper far invecchiare il vino, che è veramente notevole, anche Guasera.